Buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, referente pedagogico e Twinning per la Toscana e questa è la nostra sessione sul stato dell'arte dei Twinning. È un webinar che noi vogliamo registrare non solo per gli amici che domani parteciperanno al seminario in presenza al Liceo Rosmini di Grosseto, quindi il 13 di novembre presso il Liceo Rosmini di Grosseto. Nel pomeriggio a partire dalle 14, ma per tutti coloro i quali si volessero rinfrescarsi le idee o comunque volessero entrare in e-twinning e saperne qualcosa di più. Sto registrando la sessione, per cui potrete trovare questa sessione caricata su YouTube, il canale YouTube e-twinning Toscana fra qualche giorno. Parlerò soltanto senza video, credo che però un saluto sia opportuno farlo per tutti. Buonasera, eccomi qua. Dicevo, io sono referente pedagogico di eTwinning per la Toscana, Simona Bernabei, e questa sera vi racconterò un po' eTwinning. Interrompo il video per passare all'audio, che è la cosa più efficace e più veloce. Diciamo che cosa facciamo qui? Siamo qui per raccontarvi qualcosa, ma anche per le vostre domande. Io vi ho messo via via gli amici che entreranno in rete, ho messo il foglio delle presenze e adesso vi darò anche il foglio delle domande, perché io questa sera vi chiederei la cortesia di lasciare le vostre domande sul foglio che vi sto allegando, perché in questo modo ne rimane traccia. Abbiamo modo anche di rispondere alle domande in modo più strutturato. E poi, perché io essendo sola questa sera, quindi gestisco io il webinar, ho maggior facilità nel gestire le domande dal foglio Google, quindi vi metto qui in chat anche il link al foglio delle domande. So che chi segue il webinar da un dispositivo mobile non ha grande facilità a interagire con i fogli Google, però se avete bisogno di mettere la vostra presenza o di lasciare una domanda, lo potete fare tranquillamente anche dopo, in un secondo tempo, quando siete a casa comodamente davanti a un PC. Quindi, allora, iniziamo subito raccontando un po' eTwinning. Una delle prime cose che vengono in mente quando. Allora, scusatevi, interrompo un attimo. La collega Magdalena ha alzato la mano. Io, se volete, vi do la parola per se volete fare qualche domanda, ma magari se siete d'accordo lo facciamo in un secondo tempo. Va bene? Buonasera, buonasera dalla Romania, Magdalena, buonasera. Allora, riprendiamo. Dicevo, community credo che sia la parola comunità, credo che sia una parola che rappresenta eTwinning molto bene. eTwinning offre una possibilità proprio di lavorare e di affacciarsi a una comunità di docenti ed è in particolare una piattaforma che si indirizza allo staff, quindi non soltanto ai docenti, non soltanto agli insegnanti, ma anche ai dirigenti scolastici, ai bibliotecari, in una parola allo staff, quindi non al personale amministrativo, ma a tutto il personale che in qualche modo contribuisce alla didattica. È molto importante questo perché in realtà appunto l'idea di collaborazione, di community proprio, di lavorare insieme, di condividere, è un'idea
molto forte in eTwinning. Io vi chiedo soltanto se mi sentite bene, magari qualcuno, vedo Silvana, buonasera, qualcuno semplicemente mi scriva in chat velocemente se l'audio è. Ok, perfetto, grazie mille. Allora io vado avanti. E, dunque, i paesi che fanno parte di Twinning sono i paesi, che poi vedremo, sono di partenza i paesi dell'Unione e poi tutta una serie di paesi che sono stati aggiunti in un secondo tempo. Ultimamente è stato avviato anche il progetto di Twinning Plus che comprende i paesi vicini, i paesi confinanti, ed è uno spazio che serve principalmente per sviluppare, dico più che principalmente, direi come punto di partenza per sviluppare progetti e in realtà serve per collaborare, per condividere idee, serve per partecipare a una community proprio di pratica e di formazione, autoformazione, di collaborazione europea. L'idea che c'è dietro i Twinning è quella di collaborare fra scuole europee, ma non solo, e da un paio d'anni la collaborazione può essere attivata anche fra scuole dello stesso paese e questo, come vedremo, apre molte possibilità molte strade diverse da quelle della progettazione in classe. Perché apre delle finestre anche alla collaborazione in ambito di formazione, per esempio, informazione, fra gruppi di colleghi, fra gruppi di docenti. E naturalmente avviene attraverso l'uso delle tecnologie, questo scambio, questa collaborazione, le tecnologie digitali La piattaforma fornisce al tempo stesso strumenti, perché vedremo che all'interno della piattaforma poi ci sono una serie di strumenti che possono essere utilizzati e servizi, strumenti e servizi che possono essere utilizzati in assoluta sicurezza nel rispetto appunto della propria nel, nella difendendo diciamo i propri dati al sicuro da situazioni al riparo da situazioni che possono essere anche molto pericolose sia per noi che per i nostri studenti e naturalmente offre anche delle opportunità di formazione gratuite e di sviluppo professionale. Quella di stasera è una di queste, i live sono un'occasione, devo dire, molto, molto efficace, quando funziona il sistema. Avete visto che stasera io ho avuto qualche problema, però insomma succede, ma devo dire che i vantaggi rispetto agli svantaggi sono veramente notevoli. Diamo un po' di coordinate di questa piattaforma. La piattaforma e il programma sono stati lanciati nel 2005. La piattaforma, come la vedete ora, è stata diciamo aggiornata nei contenuti e nella forma, ma il programma è stata lanciata nel 2005 come principale azione del programma e-learning della Commissione europea. Nel 2014 eTwinning è stato integrato con successo in Erasmus Plus, che è il programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Prima di essere parte integrante di Erasmus Plus, eTwinning ha fatto, diciamo, è stata una compagna del programma Comenius, che voi conoscete sicuramente, che appunto di Comenius è stata, diciamo, la cugina agile e flessibile. Priva di finanziamenti, al contrario di Comenius e al contrario di Erasmus, ma anche diciamo proprio per questa maggior flessibilità, anche molto più diciamo integrabile con grande facilità all'interno dei programmi di lavoro di noi docenti. Via via saluto anche gli altri colleghi che ci stanno raggiungendo. All'inizio della chat, se voi vedete, avete il link sia per il foglio presenze che per il foglio delle domande, su cui vi invito a mettere le domande.
L'Unità Europea eTwinning è gestita da European School Net, che è un consorzio internazionale di ministeri dell'istruzione, naturalmente di ministeri dell'istruzione europee. Queste informazioni, diciamo, ci danno un po' le coordinate, no? Che cosa siamo e cosa facciamo. Più che voler essere un'informazione ridondante, serve proprio a farci capire chi abbiamo di fronte, come quando ci presentiamo, no? E European School Net sviluppa l'apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti di tutta Europa. A livello nazionale, eTwinning ha delle unità nazionali che si occupano di diffondere appunto di diffondere l'azione e di fornire anche supporto ai progetti e ai docenti che lavorano in eTwinning. Volendo andare avanti, adesso io proverò a condividere con voi il mio schermo. Per farvi vedere un po' la mappa dei paesi che si trovano in eTwinning. Proviamo a condividere lo schermo. Dunque, vediamo. Oggi ci sono decisamente un po' di problemi, sulla piattaforma, quindi vediamo. Ok, allora cerchiamo di un attimo di pazienza. Io non perdo la pazienza, ma cerco di nuovo di farvi vedere la mappa con i paesi di eTwinning. E vediamo. Un attimo soltanto. Comunque, diciamo che per evitare di tenervi in sospeso troppo, questo link ovviamente funzionava fino a un quarto d'ora prima di fare il collegamento, ma di fatto il collegamento era alla mappa dei paesi Twinning. I paesi Twinning sono i paesi dell'Unione Europea, abbiamo detto, e quindi con l'aggiunta di alcuni paesi vicini. Ci riproviamo, alle volte dovessimo riuscire. Ok, no, niente, non intende andare avanti, va bene. E diciamo che oltre ai paesi che quindi vi volevo far vedere questa immagine perché volevo mostrarvi come oltre ai paesi dell'Unione ci siano poi dei paesi intorno, confinanti con i paesi dell'Unione che sono chiaramente dei paesi come la Turchia, ad esempio, e poi in più abbiamo dei paesi che sono i paesi che fanno parte di eTwinning Plus, che offre, diciamo, è un'espansione di eTwinning che serve allo stesso, ovviamente, allo stesso obiettivo di eTwinning, ma è aperto ai progetti che si possono mettere in piedi con uno dei paesi vicini
che sono l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Moldova, la Tunisia, l'Ucraina, la Giordania e l'ultimo paese che si è aggiunto è il Libano. Io non mi do per vinta, voglio vedere questa mappa dei paesi twinning e ve la voglio far vedere, lo so che ve la potete anche guardare da soli, ma mi sono impuntata e quindi adesso cercherò un'altra strada per farvela vedere. Eccola qua. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare in questo modo. Dunque, allora condivido lo schermo e ecco qua. Ora voi dovreste vedere, dovreste vedere il datemi un cenno in chat se vedete la mappa adesso, vedete lo schermo che sto condividendo. Grazie Silvana, grazie mille. Allora, dunque, dicevo, vedete qui, io vi ho accennato di Twinning Plus. Vedete qui, io sto adesso passando con il mio cursore sui paesi che fanno parte di Twinning. Chiaramente i paesi in giallo sono i paesi che fanno parte, vedete, sono i Twinning Countries, e ci sono anche i paesi di oltremare e le Azzorre, Madeira. In più abbiamo appunto Martinique, French Guiana, la Guadalupe, la Réunion e le Isole Canarie. Oltre a questi paesi abbiamo i paesi che vi ho nominato prima, che sono i paesi di eTwinning Plus, e sono appunto la Tunisia e questi paesi in verde che vedete. Quindi con semplicità potete navigare questi paesi che abbiamo presenti in piattaforma. Diciamo che con i paesi che fanno parte di Twinning Plus, grazie Alessandra, ok. Le regole, interrompo la condivisione e ritorno al mio file. Le regole sono un pochino diverse, ma comunque sono l'opportunità di eTwinning, che offre eTwinning Plus, è un'opportunità, devo dire, incredibile, perché appunto offre la possibilità di collaborare con dei paesi che sono veramente, veramente in un altro mondo, sono un altro mondo rispetto al nostro, e quindi ci offre anche Twinning una possibilità piuttosto unica di creare progetti e quindi fare confronti, perché poi in fondo di questo si tratta, con paesi così lontani dal nostro e così diversi dal nostro. Allora, il portale Twinning è il nostro punto di accesso, no? Quando noi accediamo a twinning.net, abbiamo l'accesso a tutta una serie di opportunità. Il portale è disponibile in 28 lingue e diciamo che oltre ad ospitare lo spazio dei progetti, il cosiddetto Twin Space, all'interno del quale si realizzano progetti, è uno spazio in cui si trovano tante altre cose, tante altre opportunità, per cui si trovano ad esempio appunto le news, che sono appunto le notizie rispetto alle ultime opportunità di formazione, oppure per esempio la possibilità di venire a scoprire o a leggere di altri progetti che hanno ricevuto dei riconoscimenti, oppure per esempio la possibilità di trovare ispirazione per realizzare dei progetti, cosiddetti kit, che poi vedremo insieme. Quindi c'è anche una sessione dedicata allo sviluppo e alla formazione professionale, che è anch'essa, vedremo insieme, quindi non mi soffermo più di tanto su questo. Appunto, le Twinning Live poi è uno strumento che praticamente, volendo immaginare
lo spazio simile a un social network come potrebbe essere Facebook, per intenderci, che più o meno tutti abbiamo presente, è lo spazio in cui voi siete qui a questo webinar, quindi sapete di cosa parlo perché siete iscritti, è lo spazio in cui voi avete messo una foto o un'immagine di un profilo, avete messo alcune informazioni, lo spazio che voi potete utilizzare per parlare di quello che fate, avete una bacheca dove potete commentare o postare, avete i vostri eventi, il vostro ponte di comando, diciamo, è lo spazio che potete personalizzare e potete, diciamo, da cui parte il vostro lavoro, da cui parte il vostro lavoro, la ricerca di contatti, l'accettazione di contatti, ecco, è il punto dove voi lavorate. E quindi dicevo, potete cercare altre Twinner, potete cercare altre scuole che sono registrate, potete connettervi con i vostri colleghi e seguire anche le attività che questi colleghi svolgono online. E da lì, sempre da eTwinning Live, voi potete accedere a tutti gli eventi live, per l'appunto, eventi online che sono creati sia da vostri colleghi, quindi da colleghi docenti, che da per esempio l'unità nazionale, l'unità internazionale, eccetera. Quindi il punto, diciamo, di partenza il punto di partenza del vostro lavoro in eTwinning. Spostandosi una delle sezioni molto importanti della piattaforma eTwinning, siamo sulla sezione della formazione e sviluppo professionale. Anche qui io ho un link, e adesso questo invece funziona per fortuna, quindi condivido di nuovo il mio schermo. E qui vedete, dicevo, questo è un po', diciamo, io sono loggata, quindi sono già nello spazio che vedo dopo aver fatto login. Io ho questa sezione sviluppo professionale in cui sono riassunte, diciamo, tutte le possibilità, le potenzialità che io ho. Qui posso trovare opportunità di sviluppo professionale online che eTwinning offre a livello europeo, fra cui i learning event, che sono dei corsi. I learning event sono dei corsi che hanno una durata che va oltre la durata del webinar. Sono dei corsi che possono avere una durata variabile, però sono in genere piuttosto compatti e sono dei corsi, naturalmente, come tutte le attività di eTwinning che si seguono online. Sono dei corsi che si svolgono nelle più diverse discipline e anche in lingue diverse, quindi ancora una volta eTwinning non è soltanto per chi parla inglese o per chi conosce l'inglese, ma anche sono dei corsi che vengono, insomma, tutte le attività mediamente. È chiaro che l'inglese ha uno spazio più ampio, ma semplicemente per i numeri, ma in realtà ci sono tantissime attività e gli stessi learning event. Ci sono anche dei learning event in italiano e sono dei corsi brevi a carattere intensivo che presentano, per esempio, un argomento, possono essere su un argomento specifico, su una metodologia, su una disciplina in particolare con un focus particolare e hanno il ruolo, ovviamente hanno il senso di sviluppare le competenze. Di norma, solitamente i learning events hanno una durata e richiedono un impegno di 4-6 ore di norma. Ci sono poi dei seminari online che sono delle sessioni video live che durano più o meno un'ora o anche più, ma insomma normalmente un'ora. Anch'essi sono delle opportunità di condivisione, di discussione e di appunto. Diciamo, messa a fuoco di alcune tematiche. Un'altra cosa interessante per i docenti eTwinning sono i gruppi.
Vedete i gruppi, ora io qui vi metto uno dei gruppi, voi dovreste vedere, aspettate, verifico che siate con me, sì, uno dei gruppi diciamo a cui io sono più affezionata perché tra l'altro è la fondatrice, è Laura Maffei insieme a Paola Arduini ed Elena Pezzi, e queste tre signore sono Laura Maffei, un'ambasciatrice Twinning che sarà con noi domani. Al seminario in presenza a Grosseto, Elena Pezzi è il referente pedagogico per l'Emilia Romagna e Paola Arduini è una ambasciatrice Twinning per il Lazio. Questo è un gruppo che si chiama Virgilio, An Introduction to Twinning, ed è appunto come gli altri gruppi di Twinning, ha il senso di discutere temi, argomenti e soprattutto temi a carattere molto specifico. In questo caso, Virgilio è un gruppo che serve ai newbies, a quelli che accedono a chi, ai colleghi che accedono per la prima volta o che comunque abbiano bisogno di confrontarsi su delle questioni, diciamo, iniziali, ma non solo. È un gruppo molto attivo, ma così, tanto per farvene vedere altri, ci sono, vedete, un altro gruppo, i Twinning for School Leadership, che è in inglese, il cui moderatore è la Anne Gilleran, che è il referente pedagogico di Twinning Europe. Poi gruppi sulle safety, che è un tema molto importante. Un altro gruppo che è moderato da un'altra nome molto, molto noto a chi è nei Twinning, che è Irene Pateraki, che si chiama Creative Classroom, English as a Second Language, ce ne sono moltissimi. Ci sono gruppi dedicati allo STEM, basati all'istruzione inclusiva, basati sulla school leadership, eccetera, eccetera. Ecco, quindi voglio dire, vedete l'imprenditorialità nell'istruzione. Sono moltissimi i gruppi, i Twinning a cui si può semplicemente chiedere di partecipare e si può veramente iniziare un discorso ancora più specifico con dei colleghi che si occupano di quel tema come noi. Andiamo avanti e vediamo un'altra possibilità, un'altra opportunità di formazione che ci offre i Twinning indirettamente, ma in realtà sono molti i legami che ci sono fra European School Net Academy e i Twinning. European School Net Academy è uno spazio virtuale dove si fa formazione, anch'essa gratuita, vado anche su questo link e ve lo propongo. E allora ricondivido lo schermo. European School Net Academy, l'indirizzo è www.europeanschoolnetacademy.eu ed è questo uno spazio molto interessante di collaborazione dove potete trovare, vedete qui avete dove sono io con il cursore, avete tutto il catalogo dei corsi attuali e dei corsi diciamo che sono in preparazione. Adesso i corsi sta partendo un corso sta partendo un corso sulla preparazione dei progetti Erasmus Plus che si svolge sulla piattaforma Erasmus Plus per l'appunto. Qui in realtà i corsi sono ancora in fase di progettazione, quelli per l'anno successivo, ma vi posso dire, per averne fatti diversi su questa piattaforma, che sono dei corsi di grande qualità, sono i cosiddetti MOOC, quindi sono dei Massive Open Online Courses, cioè sono questi corsi che si svolgono esclusivamente online, a cui accedono moltissimi utenti e sono anch'essi dei corsi strutturati in unità. Adesso, per esempio, io vi sto facendo vedere alcuni dei corsi, okay,
che sono attualmente aperti. Per esempio, c'è un corso molto interessante, adesso io li sto sfogliando con voi. Vedete che c'è un corso molto interessante che era un corso basato sul tema dell'anno europeo 2018, che è l'anno del patrimonio culturale, vedete, Europeana in your classroom, building 21st century competences with digital cultural heritage, che è finito, vedete, this course is finished, ma tutti i contenuti rimangono disponibili per essere consultati. Diciamo che in realtà il senso dei MOOC, se voi avete mai seguito, se vi è capitato di seguire un corso MOOC, l'idea è quella di, e la maggiore efficacia naturalmente è che si seguano in contemporanea con l'erogazione del MOOC, perché poi c'è tutta una serie di, c'è un supporto che viene dato dagli erogatori del corso, quindi dai docenti che seguono il corso, che naturalmente se il corso è fatto in tempo reale hanno un senso. In realtà vi faccio vedere questa pagina per dirvi che vi consiglio di tenerla d'occhio perché ci sono tantissime cose molto interessanti. Io, per esempio, uno di quelli che ho trovato più interessante è l'Online Safety Course, che di cui hanno fatto una seconda edizione, che è veramente stato molto molto interessante. Questo corso richiede un impegno settimanale, non voglio dire notevole, ma insomma è un impegno in genere. Si lavora la sera, ma insomma non vi dico niente di nuovo, e si lavora su task. In genere queste sono delle unità che presentano vari tipi di contenuti, e poi alla fine dell'unità c'è una scheda di verifica, che in genere appunto sono delle domande a scelta multipla, e alla fine di questo MOOC vengono rilasciati dei badge che sono degli scudettini, e un certificato di completamento dell'attività. Sono tutti veramente molto interessanti e ritengo che siano un ottimo investimento nella nostra formazione. Ritorno al mio file, scusatemi, scuserete, ma vado un po' avanti e indietro. Un'altra opportunità di formazione che trovate sempre sui Twinning è sparita la scheda numero 10, è sparita la slide numero 10. Comunque, la slide numero 10, che non capisco per quale motivo sia sparita, era un riferimento a un'altra opportunità di formazione, che è School Education Gateway. Allora, diciamo che adesso io faccio così, non mi perdo d'animo e vado su School Education Gateway e ve lo faccio vedere. Soltanto un attimo di pazienza, eccolo qua, School Education Gateway. School Education Gateway, stasera tutto sembra. Eccolo, School Education Gateway, magicamente riapparsa anche sulla mia. E ricondivido lo schermo. E School Education Gateway è, vedete, è una piattaforma. Fa sempre parte del programma Erasmus Plus, come vedete, è una piattaforma di formazione dove trovate opportunità Erasmus Plus, trovate la Teacher Academy, trovate un sacco di cose, e trovate appunto dalle news. Quindi vedete, per esempio, This Month's Focus, Teacher Careers, Professional Pathways, trovate un sacco di cose, potete sfogliare il sito sulla base di temi che siano per voi interessanti. Vedete, basic skills, citizenship, eccetera, eccetera. Vedete una sezione dedicata all'anno
2018, l'anno europeo del patrimonio culturale, e vedete anche una serie di polls, quindi una serie di indagini, spazi collaborativi, e vedete una serie di risorse. Anche questo, risorsa molto interessante. L'indirizzo è School Education Gateway, tutta una parola, punto, EU. E anche qui vi trovate, naturalmente qui lo potete impostare nella lingua che volete, è un po' come Twinning, potete impostarlo, io l'ho impostato in inglese, ma lo potete impostare nella lingua che più preferite. E qui trovate insomma tutta una serie di informazioni utili ed è anche un luogo dove rimanere, restare, insomma, avere anche le ultime informazioni. Vedete, per esempio, latest su alcune tematiche importanti a livello europeo. Torniamo sulla nostra presentazione io a questo punto vi farei un primo stop, diciamo, visto che sono da sola e devo un po' gestirmi così lo spazio. Vorrei capire da voi, vi do un paio di minuti per capire se avete delle domande. Io lo ricondivido il foglio per le domande in modo tale che possiate eventualmente, se fin qui non sono stata chiara o se avete dei dubbi, possiate chiedermi quello che volete. A parte che potete interrompermi e fare domande, ma se volete. Ecco, io ci sono tornata e vi metto qualche domanda che sono un po' delle domande che vengono chieste più comunemente. Se volete posso rompere il ghiaccio io, se avete domande via via io do un'occhiata al foglio e vi rispondo. Allora, iniziamo dalla prima. Posso fare twinning se non sono un docente di lingue? Questa è una delle domande più comuni, le cose che ci vengono richieste maggiormente, perché appunto l'idea è che a questa piattaforma e a progetti Twinning possano accedere soltanto le docenti o i docenti di lingua straniera. In realtà questo non è vero, perché certamente la lingua veicolare è, nella maggior parte dei casi, nella maggioranza dei casi, la lingua straniera, ma come vi ho detto all'inizio, esiste la possibilità di realizzare progetti anche con una scuola italiana, fra scuole italiane, quindi, o fra più scuole italiane, non necessariamente una. Esiste la possibilità di creare un progetto Twinning per collaborare fra docenti, semplicemente, non soltanto con la propria classe e altre classi. Quindi, no, la risposta è posso, sì, cioè la risposta è sì, certamente se posso fare twinning anche se non sono un docente di lingue, sì. Sicuramente quello che succede è che con il docente di lingue può essere un partner, diciamo, interessante per un docente di materia non linguistica. Certamente questa questione si pone laddove, appunto, come alle medie e alle superiori. In realtà, poi negli altri ordini di scuola questo problema forse sorge di meno. È chiaro che la collaborazione fra docenti diversi, soprattutto alla scuola media, alla scuola superiore, non è formalizzato in qualche modo, quindi si tratta di trovare degli spazi, a meno che la scuola in autonomia non decida che vuole dedicare dello spazio alla coprogettazione, quindi alla progettazione in lingua su disciplina in lingua straniera, come nel caso per esempio del CLIL, che insomma
Se noi dovessimo aprire l'argomento del CLIL avremmo bisogno di molto altro spazio, ma insomma sinteticamente che rende direi non solo opportuno ma necessaria la collaborazione fra l'insegnante di lingua e l'insegnante di disciplina non linguistica. E poi certamente questo è qualcosa che si fa per aumentare la qualità del proprio lavoro. I docenti di lingua, io sono una docente di lingua, le colleghe mi conoscono, io credo che dal punto di vista linguistico, per esempio, la collaborazione e dal punto di vista dei contenuti, anche la collaborazione fra docenti di discipline differenti in lingua sia un grande bonus, un grande vantaggio. Posso lavorare in verticale? Certamente sì. Certamente sì, anzi, diciamo che l'idea del lavoro in verticale è un'idea, per cui eTwinning è molto adatto o adatta, se si parla della piattaforma, perché, per esempio, poi vi farò vedere un progetto CLIL. Realizzato appunto utilizzando eTwinning e utilizzando poi appunto che ha ottenuto il finanziamento come progetto Erasmus+. Io vi ho messo delle domande così piuttosto diciamo diverse, no? Per cercare di magari di stimolare qualche dubbio. Ok, allora mi interrompo perché do retta a Silvana, che mi sembra più interessante, poi andiamo avanti con queste. Silvana dice: insegno matematica e tecnologia, ho fatto diventare eTwinning eTwinner un insegnante di inglese che non conosceva eTwinning. Alla primaria facciamo le mascotte in un progetto eTwinning Plus, inoltre partecipo a un progetto sul coding. Ecco. Silvana insegna matematica, Silvana ci segue con molto interesse e molto affetto, e di questo la ringrazio davvero, ed è un'insegnante di matematica e tecnologia, vedete, quindi si creano delle sinergie. Tra l'altro credo che dal punto di vista della famosa, al di là dal punto di vista professionale, quindi dell'efficacia del nostro lavoro, sicuramente la collaborazione con insegnanti che si occupino di cose diverse e discipline diverse da quella di cui ci occupiamo noi, ci offre una marcia in più e anche secondo me ci ricarica per tanti versi e ci ridà delle energie nuove, ci offre delle prospettive differenti. Quindi, complimenti, sì, questa è una cosa da fare assolutamente consigliabile, tirar dentro dei colleghi che poi si entusiasmano e lavorano con noi. I progetti non devono essere approvati dal collegio, perché diciamo, ho fatto la domanda e mi do la risposta, non devono essere approvati dal collegio, certamente perché appunto abbiamo detto che Twinning offre delle possibilità di lavoro e di progettazione molto flessibili, e sono facili facili, dice Silvana. È vero, cioè noi abbiamo la possibilità in eTwinning di, con una esile sembra quasi negativo, ma insomma con una scheda di progetto molto, molto facile e non onerosa da compilare insieme alla persona con cui vogliamo aprire un progetto, ci offre la possibilità di lavorare virtualmente su tematiche veramente diverse anche per il tempo che desideriamo, nello spazio che desideriamo. Quindi possiamo pensare di iniziare con un progetto molto, molto snello, per poi entrandoci dentro capire come funziona e capire che tipo di supporto può dare a me eTwinning, non io ad eTwinning. Quindi la cosa fondamentale è: no, non è obbligatorio assolutamente far approvare il progetto né dal collegio né dal consiglio di classe o di interclasse, e è necessario però ed è fondamentale ed è utile trovare la collaborazione dei colleghi. Se coinvolgiamo dei colleghi del consiglio di classe, ed è sempre la miglior cosa di fatto, non c'è bisogno di approvazione, ma di coinvolgimento. Sicuramente, se si tratta di un progetto che coinvolge più docenti, il progetto verrà meglio. E tra l'altro, il fatto che il progetto sia qualcosa che
viene per esempio inserita, non obbligatoriamente, ma viene da noi fatta inserire Twinning nelle attività del TOF, sicuramente rende Twinning un'attività che ha una sua dignità, diciamo, all'interno del nostro lavoro. Per intenderci, non è qualcosa che noi facciamo perché la sera abbiamo voglia di accendere il computer e di metterci a giocare con le tecnologie, ma è qualcosa che rende più forte, più efficace, più concreto il nostro lavoro e più veramente orientato sulle competenze anziché sulle conoscenze e soltanto sui contenuti. Che tipo di supporto mi offre? Twinning ci offre supporto di tipo tecnico e ci offre una serie di strumenti all'interno dello spazio Twinning. Noi abbiamo una serie di strumenti che poi vi farò vedere all'interno dei Twin Space quali sono e che tipi di scuole. Tutte le scuole possono lavorare in Twinning. Ci sono dei progetti fatti dalle scuole dell'infanzia, bellissimi, progetti fatti dalle scuole, dalla scuola primaria, dalla scuola di secondaria, primo grado, di secondo grado. Non ci sono veramente limiti perché tra l'altro se Erasmus Plus ha, diciamo, crea delle diciamo non dei vincoli, ma sicuramente il fatto che ci siano le mobilità, quantomeno pone dei limiti anche, pone dei vincoli di età, ecco, anche se è possibilissimo far viaggiare, far fare le mobilità ai bambini, però insomma diciamo che ci sono delle difficoltà, un po' particolari poi, no? In realtà, scusate, mi accorgo che di scuola è attaccato. My mistake. E, in realtà, appunto, questo, trattandosi di progetti a distanza, non ha alcun tipo di vincolo. E per rispondere alla domanda sul tempo che impiega, quanto tempo impegna, sicuramente eTwinning impegna il tempo che noi vogliamo impegnare, nel senso che, come dicevo, possiamo lavorare su progetti molto snelli, possiamo lavorare su progetti più strutturati. Possiamo lavorare perché abbiamo per esempio una situazione in classe e vogliamo utilizzare Twinning come strumento di inclusione, per esempio, non so, ecco, vedo la collega Alessandra che lavora sul sostegno, può essere questo uno strumento molto utile perché, diciamo, la modalità è una modalità differente dalla modalità classica di scuola, che intendiamo tutti e che delle volte non è così efficace. Quindi possiamo utilizzare anche delle strutture semplici, possiamo utilizzare dei temi e trovare delle scuole in altri paesi d'Europa che per esempio hanno un approccio diverso al nostro rispetto alle situazioni di disabilità. Quindi ci può essere anche un discorso interessante di confronto fra docenti della stessa disciplina, no? Nello specifico docenti di sostegno. Io do un'occhiata al foglio delle domande, non vedo domande e quindi procederei con la successiva slide. Allora, adesso vi vorrei far vedere una infografica che è molto carina e che riguarda, che non ho fatto io, ma che ha fatto Indire, ovvero i Twinning, scusate, non Indire, ma insomma, ricondivido lo schermo e vi faccio vedere questa infografica. Un attimo soltanto che devo. Il computer, un attimo soltanto.
Scusatemi, avevo un problema di batteria del PC. Allora, dunque, vediamola insieme. Questo è un'infografica molto divertente che ci fa vedere come organizzare il progetto, quindi anche per i veri neofiti di eTwinning. Velocemente vediamolo insieme. Oh, poi vi ricordo che questo webinar sarà pubblicato su YouTube, quindi qualsiasi passaggio potrete poi riguardarlo con calma in seguito. Allora, il primo passaggio chiaramente è la registrazione, quindi ci si registra eTwinning, ma già ci siamo, quindi lo salterei. Poi si va su eTwinning Live e si visita i forum per la ricerca dei partner. Quindi su eTwinning Live c'è la funzione, vedete qui dove c'è la manina con il ditino, questo è un eTwinning Live in inglese, per cui avete forum partner, qui avete partner forum, e qui potete cercare, anche se questo approccio, diciamo, può essere un approccio un pochino più laborioso, perché dovete scremare le informazioni, anche se voi trovate per esempio i progetti divisi anche per fasce d'età. La stessa cosa, apro una parentesi, lo stesso sistema, diciamo, c'è anche per la ricerca partner dei progetti Erasmus. All'interno di eTwinning esistono dei forum per la ricerca di partner Erasmus, oppure appunto dove altri come voi stanno cercando partner, per cui è un punto di incontro quando per esempio ci sono i bandi, quando bisogna rispondere alle call Erasmus+, e vi ricordo insomma che questo è quasi il momento, anzi è il momento di mettersi a lavorare se si vuole fare un progetto Erasmus+, e lì potete trovare anche dei partner per i progetti finanziati. Ma tornando ai Twinning, avete dei partner, possibili partner che hanno proposto delle loro idee, oppure potete pubblicare voi le vostre idee e creare un thread, creare un argomento nuovo e dire, esprimere. Naturalmente in genere lo si fa in una lingua straniera, proprio perché così insomma si può trovare, se si vuole fare un partenariato con una scuola straniera, è difficile che i partner interagiscano in italiano. Poi ci dice di contattare i docenti prima di metterli in gioco, nel senso, poi è evidente, non si può avere un, un non si può iniziare un progetto a meno che quella persona con cui si inizia il progetto sia uno dei nostri contatti. Quindi insomma è sempre bene, questo è un fatto proprio di etichetta, diciamo, di etichetta della rete, contattare una persona, parlare, anche perché si lavora anche meglio con le persone che si conoscono, insomma, nel senso che si può anche discutere, così, ragionare su quali sono gli obiettivi che ci si prefissa. Una volta accettata la richiesta, siete pronti per organizzare il progetto. Quindi uno dei due, poniamo che voi siate in due, può registrare il progetto e può indicare l'altro come cofondatore. Quindi poniamo il caso che io volessi fare un progetto con la Silvana Minucci, che è con noi, nel frattempo. E ci dice Antonietta: buonasera, sono in notevole ritardo, non c'è nessun problema, anch'io ho avuto problemi, quindi non vi preoccupate. Ok, lei ci dice: a proposito di richiesta per progetto, Antonietta, io dicevo prima, per favore, le domande cerchiamo di metterle nel foglio delle domande, perché io ho un Sono da sola stasera, per cui lo metto qui, per cui per me è più facile guardare il foglio che ho messo io, il foglio di Google, anziché rispondere così. Comunque adesso ti rispondo. Sto cercando di invitare una mia collega, ma non ci riesco. Dunque, vediamo se posso. Puoi condividere a schermo intero per piacere.
Dunque, io in realtà ero sull'infografica, per cui non sono andata sul foglio Google perché volevo appunto mettervi il link. Adesso ritorniamo sul foglio e poi così vi faccio vedere l'infografica. Dunque, qui il allora, vediamo. Eccoci qua. Allora, ritorno sull'infografica. Adesso non si vede. Ma sta caricando lentissimamente perché io non so stasera cosa succeda quando io che mi viene da ridere perché io sono una paladina di questi strumenti, ma quando succede che saltano non ci sono santi. Allora, quindi dicevamo, ora il passaggio numero 5 appunto è organizzare il progetto e registrarlo, vedete il punto numero 5. Poi ripeto, questi documenti potete consultarli in un secondo tempo, sono disponibili, sono sulla piattaforma, io posso rendere disponibile la mia presentazione con tutti i link, per cui state tranquilli, potete vederli poi con più calma. E dicevo, il passaggio numero 5 è il passaggio di organizzazione del progetto. Una volta registrato, completa quindi selezionare il nome della scuola, invitare il tuo collega, completare il modulo. Modulo è un modulo dettagliato, ma non in modo particolare, quindi bisogna semplicemente indicare gli obiettivi, la lingua, il numero di studenti che si vogliono raggiungere, gli strumenti che si vogliono utilizzare. E, diciamo, è un modulo che si può compilare d'accordo con il proprio collega abbastanza in modo rapido. E chiaramente è bene, lettera D, utilizzare una lingua che il collega sia in grado di capire, ma insomma, questo lo dicevamo prima. Una volta inviato il progetto, il collega, il nostro collega, una volta che avrò inviato il progetto, il nostro collega dovrà accettare, quindi riceverà una notifica e dovrà accettare, quindi dire sì, ok, voglio essere in questo progetto come cofondatore. A quel punto il progetto dovrà essere approvato dalle unità nazionali e Twinning di entrambi i paesi. Questo passaggio, diciamo, è un passaggio formale che richiede pochissimi giorni, quindi diciamo massimo una settimana. E poi si può iniziare a lavorare. Al momento che il progetto verrà approvato, ognuno di noi, ognuno dei membri partner lo troverà nella propria sezione progetti e a questo progetto sarà affidato uno spazio di lavoro che viene chiamato il progetto Twin Space. E a questo punto, una volta che il progetto sarà stato creato, approvato e il progetto sarà fisicamente presente sulla piattaforma a quel punto e con il proprio Twin Space potremo aggiungere altri partner di progetto. Altri partner di progetto. Dunque, io vedo che sono le 18:22, ora io teoricamente ho tempo fino alle 6 e mezzo, quindi fino alle 18:20, però proviamo a vedere, intanto provo a farvi vedere anche qualche altra cosa. Sto cercando di ricaricare la presentazione, ok.
Dunque, appunto, il Twin Space è lo spazio di progetto all'interno del quale voi trovate tutte le vostre funzionalità, ossia trovate lo spazio per custodire tutti i vostri materiali. Voi potete, in realtà la cosa migliore da fare una volta creato un progetto è entrare dentro il Twin Space e vedere che cosa ci si trova. Ma all'interno del Twin Space voi trovate una serie di strumenti che vi consentono la comunicazione con i vostri colleghi, con i vostri partner di progetto, sia in tempo reale, quindi potete per esempio pensare di fare un live come stiamo facendo noi per poter discutere una riunione di progetto oppure per poter parlare, fare delle videoconferenze. In realtà soltanto i docenti possono fare i live, quindi qualora si volesse fare un live a cui far partecipare gli studenti lo si può fare, però sono i due docenti, due o più docenti in realtà che si collegano e si parlano. Poi si può attivare la webcam, si possono far salutare i ragazzi, si possono far fare delle attività ai ragazzi, però è sempre tramite lo strumento, diciamo l'account dei docenti, che questo accade. Il Twin Space si può usare come repository, quindi come spazio dove mettere i materiali, sia materiali in formato file, sia materiali in formato fotografia, che video. I video non vengono caricati direttamente in piattaforma, ma devono essere prima caricati su una delle applicazioni di video editing e video sharing, come per esempio YouTube, che è la più comune di tutti, ma anche altre. E quindi voi dovrete non far altro, se avrete dei video da condividere, non farete altro che caricare i vostri video in modalità privato e la condividerete, ne condividerete il link sulla piattaforma. Chiaramente questo fatto dei video apre la questione della sicurezza, della riservatezza, perché insomma uno potrebbe anche obiettare che per quanto in modalità privata su YouTube non mi piace caricare i video, soprattutto quando ho a che fare con minori, il che accade sempre, a meno che non siano, anche nel caso di docenti di scuola di secondo grado, non siano dei pluribocciati, ma insomma noi tutti abbiamo a che fare con dei minori. E a quel punto grazie per Silvano ci sta indicando dove trovare l'infografica su come organizzare un progetto. E quindi, insomma, io dico sempre che, tra l'altro, anche alla luce della nuova regolamentazione europea sulla protezione, sulla privacy, noi non abbiamo ancora indicazioni, diciamo, su come gestiremo questo discorso delle immagini. Vero è, non abbiamo indicazioni da Bruxelles, anche se l'unità nazionale Twinning, che noi abbiamo consultato in passato, insomma recentemente, su questa cosa, ci ha rassicurato dicendo che sicuramente, essendo ovviamente la direttiva GRPM, la direttiva sulla privacy è una direttiva europea, chiaramente tutto questo sarà assolutamente con grande attenzione monitorato e dall'Unione Europea, quindi da Bruxelles e dall'unità centrale Twinning. Però allo stato attuale delle cose, io direi usiamo il buon senso. Io credo che si possano fare dei video molto belli, ben fatti, creativi, senza mostrare le immagini dei volti né dei bambini né dei meno bambini. Si possono creare dei prodotti veramente ben fatti e di alta qualità, senza bisogno di far vedere volti o fare volti scalettati o volti con le faccine con gli smile. Ma questa è una mia opinione. Ad ogni modo, questo è diciamo così l'idea. Vediamo un po', io andrei ancora un pochino avanti e vi farei vedere i 10 passi per il progetto di successo, per quanto forse dovendo farei così, siccome questi poi sono
sono delle, un'altra infografica che vi lascio nella presentazione. Questa presentazione la invio per posta agli iscritti al seminario in modo tale che si ritrovino tutti i link all'interno. Io, se siete d'accordo, siccome manca pochissimo, andrei avanti e vi direi velocemente, per chi inizia a cercare idee, potrebbe essere una buona idea andare sui kit o sulle gallerie di progetti. I kit sono proprio dei veri e propri kit pronti e sono delle guide passo passo ai progetti e twinning di successo. Quindi, che ne so, l'unità nazionale ha preso un progetto che ha funzionato, che ha avuto magari anche dei riconoscimenti e l'ha scompattato, diciamo, in un kit in modo tale che chi voglia partire da quell'idea, chi volesse partire da quell'idea per realizzare qualcosa anche magari di completamente diverso, semplicemente sfruttare la modalità di lavoro, lo può fare e sono disponibili sul sito. Vedete, vi ho messo qui c'è l'icona proprio dei kit e della galleria dei progetti che sono invece una serie di progetti già realizzati, quindi una selezione di buone pratiche che possono anch'esse fornire un'ispirazione. Passiamo velocemente al buonasera, saluto la nostra amica che è arrivata ora. Passiamo ai riconoscimenti. I riconoscimenti sono appunto sicuramente non l'obiettivo del nostro lavoro, ma anche questa è una componente dei twinning. Quindi potete vedere poi sul sito c'è un menu apposito. Certificato di qualità europeo, certificato di qualità nazionale, premi e twinning e il premio come scuola e twinning. Anch'essi, ciascuno di esso, diciamo, ha dei significati ben precisi e sono i premi europei twinning sono divisi in categorie, così come sono anche dunque i certificati di qualità nazionali sono appunto conferiti agli insegnanti che presentano ovviamente progetti di grande qualità. È molto interessante, è un modo, insomma, per veder premiato anche il proprio lavoro. Certamente dicevo, non l'obiettivo del nostro lavoro, ma insomma, interessante. E velocemente vi parlo di questo esempio di integrazione, dico velocemente più che altro perché temo che ci venga tolto il collegamento, ma insomma, finché resistiamo un altro pochino andrei avanti. Io vi volevo parlare velocemente di due esempi di integrazione. Uno, appunto, la possibilità, abbiamo detto, di cercare progetti e partner su WeTwinning e utilizzare la piattaforma per formazione repository. E quindi vediamo l'esempio d'uso, formazione in rete con Team for Clil. Team for Clil è un progetto Erasmus Plus K1, quindi è un progetto formazione staff che vede, diciamo, l'ho preso come esempio perché insomma lo conosco abbastanza bene facendone parte, faccio parte del key staff, ma soprattutto non per parlare di quello che faccio io perché è una cosa che non mi piace, non mi interessa, ma perché è un progetto che vede un consorzio di scuole in verticale con capofila l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Questo progetto ha utilizzato eTwinning per la formazione sul CLIL. Quindi, come vedete, noi abbiamo fatto un progetto che ovviamente prevedeva la formazione e la mobilità di docenti all'estero, in vari paesi, l'Irlanda, la Spagna, l'Olanda, la Svezia, la Germania. Però la cosa interessante, secondo me, è che la modalità oltre alla modalità di formazione in mobilità, quindi o tramite il job shadowing o tramite dei corsi strutturati, e noi abbiamo strutturato il percorso di formazione utilizzando eTwinning, quindi utilizzando proprio lo strumento della formazione in presenza o della formazione a distanza, come appunto stiamo facendo noi stasera. Chi fosse interessato ad avere notizie su questo progetto può scrivere a me, può chiedere a me o ad altre colleghe per domande specifiche, in particolare. Direi Luisella Mori, Daniela Calzoni, a qualcuno di voi i nomi diranno qualcosa sicuramente, ma insomma, se avete bisogno di informazioni in proposito, contattateci. E poi volevo parlarvi anche alcune
iniziative interessanti che ci sono state proprio quest'anno in occasione dell'anno dell'anno 2018, l'anno del patrimonio culturale. Ci sono tanti progetti quest'anno su questa tematica, ci sono anche, e questo volevo segnalarvi, c'è una pubblicazione che trovate all'interno del sito del portale Twinning, twinning.net, alla voce nel menu. Del menu pubblicazioni, trovate tantissime pubblicazioni in formato PDF che possono darvi delle indicazioni, degli spunti interessanti. Questa in particolare è una pubblicazione sulle attività e ciò che si può fare con di attività intorno all'anno della valorizzazione del patrimonio culturale. Per esempio, in passato, recentemente c'è stata una pubblicazione sulla cittadinanza digitale, in che modo il Twinning aiuta a implementare la cittadinanza digitale. Dunque, avrei voluto avere un altro tempo per il question time, ma il fatto che questo webinar poi alla fine è stato contratto, adesso guardo velocemente, vedo che ci sono delle domande. E, dunque, perché i messaggi che si inviano da Live to in Space non sono visibili in diretta? In che senso? I messaggi che si mandano nel proprio profilo, quelli sono visibili no, mi dice la collega, no, dal progetto. Non sono visibili in diretta, vuol dire non sono pubblici. Questo vuoi dire? Vuoi dire non sono pubblici? Ok, perché ci sono alcune parti diciamo che la parte pubblica io spero che tutti voi parlando di parte pubblica e parte non pubblica comprendiate di che parlo, cioè di ciò che è visibile a tutti e di ciò che invece è visibile a chi è dentro il progetto. La parte pubblica del progetto è tutto ciò che si vede quando voi semplicemente senza fare login cercate il progetto. O comunque quando non siete partner di progetto, tutto il resto rimane all'interno dei partner di progetto. Quindi, se voi volete far vedere qualcosa, dovete scriverlo quando voi siete nel Twin Space, potete visualizzare l'opzione come viene visto il progetto dall'esterno e lì nella bacheca esterna potete scrivere ciò che volete che venga visualizzato da tutti. Non tutto può essere visualizzato a meno che voi non vogliate far vedere qualcosa, allora potete invitare qualcuno all'interno del progetto, altrimenti tutto ciò che è interno non viene condiviso con l'esterno, a meno che voi non vogliate mostrarlo invitando degli ospiti. Grazie per aver mostrato il link sull'infografica. Posso iniziare? Ok, grazie mille della domanda, spero di averti risposto. Posso iniziare partecipando a un progetto di altri per allenarmi prima di fare un progetto mio? Assolutamente sì, questa è una buonissima domanda. Sì, certo, il mio consiglio, anzi, spesso è di proprio fare questo, cioè mettersi sul progetto di altri e naturalmente chiedendo il contatto, insomma, la trafila è la solita, chiedere di poter partecipare a quel progetto. In genere, se sono dei progetti che non sono densissimi di partner, l'accoglienza è assolutamente immediata e certo che sì, anzi, è il modo, diciamo, potrebbe essere il primo passaggio per iniziare a imparare facendo cose. I partner stranieri hanno foto di bambini piccolissimi, perché l'Italia non spiega meglio queste restrizioni? Dunque, diciamo che io qui dico la mia opinione, io mi interesso di queste questioni da un sacco di tempo e devo dire che c'è grandissima disinformazione, spesso i partner stranieri mettono foto di bambini piccolissimi all'interno del progetto. Chiaramente all'interno del progetto intendiamoci, se siamo all'interno del progetto non accede nessuno se non il partner, quindi il docente che abbia fatto login alla piattaforma e-twinning, che è
chi dice di essere, perché quando noi ci registriamo Twinning per la prima volta, noi diciamo di appartenere, fate conto come nel mio caso, al liceo Rosmini di Grosseto, l'unità nazionale verifica che effettivamente io sia chi dico di essere. Certamente se qualcuno mi ruba l'identità, mette una foto al posto mio e si spaccia per Simona Bernabei, ho un problema. Però insomma diciamo che questo in genere diciamo a me non è mai successo che sia accaduto. Ma ecco, quindi le foto dei bambini possono essere caricate all'interno di cartelle, all'interno del progetto nel Twin Space, quindi a quello spazio lì accedono soltanto i partner di progetto. Viceversa, quando si dice, mi dici, e se tu mi dici che i partner stranieri pubblicano foto di bambini piccolissimi, io sono d'accordissimo con te, è una cosa assolutamente da non fare. L'Italia non spiega meglio queste restrizioni. Vi ho detto, le restrizioni adesso sono molto ben dettagliate dalla normativa europea. Bisognerà vedere in che modo ci si dovrà muovere d'ora in poi. Io stessa non lo so e non ho ricevuto una spiegazione ancora in merito. Certamente, come vi dicevo prima. Qui deve subentrare il buon senso, cioè tutto quello che io non vorrei che venisse fatto ai miei figli, non devo farlo ai figli degli altri, nel senso che io non vorrei che poi certamente ci sono genitori che mettono le foto dei figli piccoli su Facebook. Questa è una cosa assolutamente sconsiderata. Da fare perché voi poi sapete meglio di me che le foto, una volta che vengono pubblicate, anche se si cancellano, anche se si tolgono, rimangono lì e diciamo segnano un po' il nostro percorso in rete. Quindi è un problema. Io dico utilizzate altro dalle foto dei bambini molto piccoli, utilizzate i loro prodotti, utilizzate le loro impronte di mani sui fogli, utilizzate quello che loro disegnano. Potrebbe essere tra l'altro un esercizio di creatività molto interessante. Come si fa a vedere se il nostro progetto è diventato un kit? Dunque, i kit sono online, quindi voi andate sulla piattaforma, cercate di vedere se cercate fra i kit e vedete se il vostro progetto è compreso nei kit. Scusatemi. Qui c'è un link che condivido anche in chat per le liberatorie sulle foto e sui video sui Twinning di un istituto comprensivo. Io ho fatto così, ho fatto conoscere questo documento a dirigente e vicari e loro mi hanno dato il via se posso e non. Allora, io intanto ti ringrazio. Ringrazio la collega o il collega che hanno postato questa cosa. Io personalmente vado un po' oltre le liberatorie, nel senso che le liberatorie sono qualcosa che mette alla difesa, mette diciamo in una situazione di tranquillità la scuola e l'insegnante, ma in realtà la liberatoria su foto e video non mette, non difende diciamo da possibili rischi gli utenti. Cioè i bambini o le bambine, i ragazzi o le ragazze. Quindi io insisto, anche delle volte discutendo con i miei colleghi e le mie colleghe, ma di scuola perché ritengo che sia una cosa fondamentale. La liberatoria è sicuramente un passaggio fondamentale se si vogliono pubblicare immagini o video, però ciò non toglie che anche in presenza di liberatoria noi mettiamo questi ragazzi su un video che pubblico, su un sito che pubblico, se non siamo all'interno dei Twinning, quindi parliamo di immagini su YouTube, anche se in modalità privata io non ho la fiducia al 100% che ciò sia re realmente privato. Quindi, insomma, questa è una cosa a cui prestare molta attenzione. E ripeto, dice Silvana, giusto Simona, la liberatoria non è il buon senso, hai ragione tu, meglio le foto dei lavori. Boh, questo è un po' un mio approccio, io poi mi diverto molto e credo che chi insegna poi a bambini che non hanno tanti filtri come quelli adulti, se vogliamo, come i giovani adulti, si possano fare dei lavori eccezionali, molto più grafici, che tra l'altro sono molto più moderni, molto più divertenti. Potete fare delle cose bellissime che sicuramente i docenti di comprensivo, di scuola,
quindi anche di scuola d'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, sono in grado di fare in modo eccezionale. Allora, io non vedo più domande, credo di aver esaurito le vostre batterie. Antonietta Curzio dice: ma usando smartphone i ragazzi ormai sono, attendiamo la fine della sua domanda, sono presenti. Cosa intendi? Sono presenti dovunque? Sicuramente sì, i ragazzi sono presenti ovunque con foto, con immagini. Io credo che, per esempio, Twinning potrebbe essere uno strumento per poter fare dell'alfabetizzazione digitale, quindi per insegnare ai ragazzi fin dalle elementari, scusate se le chiamo elementari, ma insomma, fin dalla scuola primaria, che è un momento fondamentale, ma anche prima, anche nella scuola, anche quando sono veramente molto piccoli, insegnare a, esatto, sto cercando di far mettere avatar al posto delle loro foto. A loro gli avatar non piacciono magari, però possono usare avatar, possono usare immagini che li rappresentino, foto. Bisogna che siamo noi quelli che spiegano a loro qual è il senso di queste tecnologie digitali, no? Per cui sono strumenti eccezionali, ma sono strumenti che hanno un ampio spazio grigio se non nero. Quindi ciò che per loro è normale, ciò che per loro è assolutamente spontaneo e privo di rischi, oppure i fumetti, eccezionale, certo, assolutamente sì. Possiamo fare delle, cioè noi dobbiamo metterli, se non metterli in guardia, ma comunque fare con loro un lavoro di prevenzione quasi, come se fosse una prevenzione sulla salute. Perché devono sapere che in realtà tutto ciò che loro pubblicano rimane la loro traccia, ma questo non soltanto le loro foto, ma anche no, la famosa foto, e penso ai ragazzi più grandi, la famosa foto del ragazzo che ha bevuto una birra di troppo e un domani quella rimane una traccia che se io vado a cercare il nome di quel ragazzo per fare un colloquio potrei ottenere delle informazioni che lui non vorrebbe che io scoprissi per il lavoro. Per il suo futuro lavoro, no? Per cui un datore di lavoro che scopre che io a 16 anni mi sbronzavo in discoteca, ecco, questo è un esempio estremo, no? Però cittadinanza digitale, assolutamente d'accordo. Grazie di questa condivisione con te e con le colleghe, ho imparato una cosa importante, anche se finora non ho messo foto di bambini. Io, guardate, sono contentissima di questo incontro, spero che vi sia stato utile, spero che sia stato interessante. Io, se vi interessa parlare di cittadinanza digitale, è un tema a me carissimo, per cui penso che sicuramente in occasione della giornata di internet o col nuovo anno faremo qualcosa di bello anche con la nostra amica. Con la nostra amica Emma Pietrafesa, che doveva fare un incontro sui nuovi mestieri digitali e i problemi, insomma, legati alla cultura digitale. Poi, per motivi tecnici, ancora una volta non siamo riusciti ad andare in onda, però insomma tenete d'occhio i Twinning Toscana, tenete d'occhio il nostro profilo Facebook, perché via via pubblicizziamo le nostre iniziative. Vi ricordo e chiudo il sito europeo, quindi il portale esatto, Internet Safe Day, Safer Internet Day, il giorno sulla sicurezza. Parliamone insieme, perché io sono sempre disposta, insomma, sempre contenta di lavorare su questo tema. Vi dicevo, vi ricordo gli indirizzi del portale, itwinning.net, sito italiano dove trovate iniziative dedicate ai docenti italiani, itwinning.indire.it. Il nostro Itwinning Toscana è su Facebook ed è su YouTube, e su YouTube spero mi riesca di caricarlo, che tutto vada liscio, troverete fra 2 o 3 giorni questo webinar. E concludo dando appuntamento a domani, chi sarà a Grosseto, chi non sarà a Grosseto sarà per la prossima volta, sicuramente ci saranno altre occasioni. Vi do un caro saluto. Sia alle amiche e agli amici italiani che agli amici stranieri, e vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e della pazienza su questo percorso un po' accidentato, ma che insomma alla fine siamo riusciti, credo, bene e piacevolmente a portare a termine. Un saluto e
Vi auguro una buonissima e un'ottima serata. Arrivederci.